Ciao amici, buongiorno, buongiorno dalla Simo, la Simo del canale Pensieri Pasticci. Bentornati o benvenuti per chi passa per la prima volta sul mio canale. Questo è un canale di creatività un po' così a tutto tondo. La Simo è una creativa, ha un blog di cucina da ormai 16 anni che si chiama appunto Pensieri Pasticci come il canale. Ama l'uncinetto, ama la lettura, ama il ricamo, ama tante cose belle, ama creare, pasticciare. Ecco, mettiamola così, io non sono una creativa super brava, però mi piace sperimentare, mi piace provare. Io li chiamo i miei pasticci. Quindi, se passate di qui per la prima volta e vi piace questo canale, vi piaccio io, vi sono simpatica, non lo so, mettete un pollice in su se vi va questo video, magari iscrivetevi, attivate la campanella, ne sarò sicuramente molto molto felice. E a tutte le persone che mi seguono sempre con affetto, mando un bacio e vi chiedo come state. Come avete trascorso questa settimana? Io bene, abbastanza bene, sentite come sono intasata, ma non è raffreddore, è semplicemente allergia. Voi dovete sapere che 2 sere fa io e mia figlia siamo uscite per portare fuori il cagnolino, come facciamo sempre, a volte con mio marito, a volte con mia figlia, insomma, cerchiamo di fare dei giretti con lui. Stavamo benissimo. Prima di uscire non avevamo niente, credetemi, siamo uscite e siamo ritornate conciate così. Abbiamo iniziato a starnutire, una cosa pazzesca, non respirare, prurito in gola, prurito nelle orecchie, lei anche bruciore agli occhi, io no, gli occhi grazie a Dio no. Boh, non so che cosa possa essere successo e facciamo sempre lo stesso giro, attenzione, perché il nostro cane è abitudinario. Boh, non ho idea di quello che possa essere successo. Sta di fatto che da quel momento tutto è cominciato. E adesso sono conciata così. Vabbè. Allora, come sempre, sono qua con la mia bella tisanella che oggi ho voluto mettere in questa bellissima tazza che fa parte di un servizio. Ce l'ho da tantissimi anni, pensate che questo era un regalo che mi aveva fatto il mio capo quando ancora lavoravo in ufficio tantissimi anni fa ed è un servizio bellissimo di Genevieve Letoux. Diciamo, si chiama Merové, mi pare, questa tipologia appunto di perché ci sono vari, c'erano perlomeno vari modelli e lui mi aveva regalato questo con tutte queste tipo pietre incastonate, bellissimo, si intona con la mia camicina. Oggi ho questo colore un po' giallo siena, permettiamola così, e sto sorseggiando un avanzo di una tisana invernale. Ma adesso poi vi racconto alcune cose. Questa è di English Tea Shop che mi è stata regalata a Natale ed è una tisana, si chiama Post Party Refresh. Non so, deve essere un po' aromatica, un po'. Ne ho bisogno, ne ho veramente bisogno perché sono messa un po' male. E vabbè, la sorseggio bella calda perché, gente, qua un giorno piove, un giorno fa freschino, un giorno c'è il sole, ma io alla fine sento ancora il bisogno di queste profumazioni invernali. Aspettate che. Molto buona, molto speziata, un po' speziata, secondo me anche un po' erbacea, probabilmente è digestiva. Vabbè, io ho fatto colazione, ma va bene lo stesso. Le tisane sono sempre buonissime, poi alla Simo piacciono, quindi oggi va così, ragazzi. Magari che questa tisana bella calda mi aiuti un pochino a stappare il naso, chi lo sa. Speriamo, proviamoci. Io la tisana bella calda la gradisco veramente ancora tanto con piacere. Quindi, cin cin con la mia tazza intonata, la mettiamo un attimo da parte e partiamo un po' con il nostro vlog, mettiamolo così, il nostro podcast, non lo so, le nostre chiacchiere pasticcione. Allora,
cosa avete fatto di bello nel fine settimana, nella scorsa settimana. Io tante cose, ho fatto tante cose, ho fatto anche delle pulizie perché avevo bisogno di farle, delle pulizie un po' importanti. Sto col fatto che sono dimagrita, ormai sono 8 kg abbondanti, quasi 8,5 kg, sto cercando, come dire, di rivoluzionare anche un po' il mio armadio perché ci sono delle cose che onestamente non mi vanno neanche più bene, non sembra, ma 8 kg, una bella taglia e mezza. Forse due ci siamo e non voglio comprare cose nuove. Sì, qualcosina magari, per carità, uno sfizio ci sta, ma ho tante cose che non mi andavano bene più e che voglio ritirar fuori, voglio rimettere e quant'altro. Io non amo lo sperpero e quindi, se posso, veramente le riutilizzo con molto piacere. Questa, per esempio, è una di quelle. E niente, nel fine settimana ci siamo dedicati un po' a mio marito, nel senso che anche lui aveva bisogno di fare degli acquisti, di fare delle spese, aveva necessità di questo e quindi siamo andati in alcuni posti perché aveva bisogno di abiti per il lavoro, insomma, così. E siccome eravamo in zona, noi adoriamo andare a Como, abbiamo deciso di fare un bel giretto a Como. Allora, voi direte: ah, la Simo è andata al mercato. Sì, sono andata, ho fatto un giro. Voi ci credete che ho speso solo la bellezza di 12 euro? Esatto. E vi faccio vedere anche che cosa ho preso. Praticamente, per quanto riguarda tutta la mia minuteria, dai ragazzi pakistani, indiani, non avevo bisogno di nulla perché non sto, ahimè, facendo le collane in questo momento. Però sono andata, ho visto delle cosine, le ho prese per la grandissima cifra di 6 euro e in due bancarelle diverse, tra l'altro. E niente, ho preso questo kit di orecchini a 1 euro perché voglio fare delle prove. Vedete, sono degli orecchini così, di orecchini all'uncinetto. Allora, ho speso veramente poco, come vi dicevo, e voglio appunto provare a fare. Questi saranno per prova, proverò, perché voglio vedere se riesco a lavorarli e quant'altro. Poi ho preso questi accessori che possono essere usati nelle collanine, vedete? Non so se riesco a mostrarveli, ma così, così e così. Ne ho presi alcuni, vedete, hanno questo foro dove magari far passare la collanina, non lo so, devo fare delle prove. Volevo fare anche dei portachiavi, quindi li ho presi. E poi ho preso una serie di monachelle, eccole qua, di diverso genere e di diverso colore, sempre per provare a fare degli orecchini. Non so, di notte a volte mi sveglio con il pensiero, voglia di far questo, voglia di far quello. Poi, ragazzi, il tempo è veramente sempre limitato e quindi si fa quel che si può. Però dai, non mi lamento, non mi lamento, la salute c'è, la voglia c'è, l'importante è quello. E poi sono andata in una bancarella, aiuto, qua mi sta cadendo tutto, perché ho messo tutto qua a fianco, ma aspettate, aspettate che prendo, eccoci qua, prendo la borsettina, in una bancarella dove c'erano delle stoffe in scampolo a 3 euro al metro. E ho preso questo tessuto che mi serve per le fodere delle mie borse. È una viscosa, secondo me anche leggermente elasticizzata, ma vabbè, fodere di borse piuttosto che proprio borsettine piccole, rivestimenti. Non lo so, mi piaceva. È una sorta di color azzurro, vedete, quasi jeans. L'ho preso, mi sembra il minimo a quel prezzo lì. E poi ho preso anche 1 metro di questa bellissima stoffettina. Mi piacerebbe tanto fare qualcosa per me, magari una camicettina, non lo so. È un misto cotone viscosa. Mi piacevano tantissimo i colori, vedete, mi stanno anche bene. Stanno anche bene, guardate, con questa camicettina che indosso oggi, mi stanno bene, mi piacciono. E niente, l'ho presa tanto per
questa cifra così esagerata, mi sembrava, ecco, giusto non lasciarla lì. Ce n'erano tante altre, una più bella dell'altra, eh? Però, vabbè, dai, non mi servivano, non le ho prese. Ecco, altro sorsetto di tisana, cincina anche questa volta. È bella potente, bella erbacea. Sì. Poi, cosa mi mostro? Ovviamente andando a Como non si poteva non fare un salto da Ta-ra-ta-ta, T-World, il mio negozio del cuore. Infatti, ero stata, vi avevo parlato di questo negozio, diciamo prima delle feste natalizie, era novembre, mi sembra, quel periodo lì. E tutti i tè che ho comprato, tutte le tisane che ho comprato, sono ovviamente finite, perché la Simo se ne beve tantissime. Quindi avevo bisogno di un rifornimento. E allora sono andata, vi ricordo che si possono prendere anche online, però io, vabbè, volevo andarci di persona. E che rifornimento ho fatto? Queste mi basteranno praticamente, secondo me, fino al prossimo Natale. Allora, ho preso questo White Orange, che è praticamente una, miscela di tè bianco, pezzi d'arancia, concentrato di succo d'arancia, amido di mais, tè verde, quindi tè bianco, tè verde, agrumi e fiori di verbena. Deve essere la fine del mondo. Io ho sentito il profumo, perché ci sono nel negozio dei piccoli contenitori dove voi potete annusare, sentire l'aroma, la profumazione, se vi va, no? E me ne sono giustamente innamorata. Il tè bianco lo consumo poco. Io sono più una consumatrice di tè verde. Tanti anni fa ero un amante folle del tè nero, ma ultimamente il tè nero mi dà un po' fastidio, nel senso che mi agita un pochettino. Se è deteinato, sì, altrimenti no. Ma non è finita qui. Ho preso voi. Allora, ho chiesto alla commessa, ho detto: "Senta, non rida, eh? Ma io adoro tutte le profumazioni speziate natalizie." E lei ha detto: "Signora, non rido assolutamente, le abbiamo tutto l'anno perché abbiamo delle persone che comprano solo quelle in continuazione." Quindi mi sono sentita meno sola e che cosa ho fatto? Ovviamente le ho ricomprate. Ta-da! Magic Winter! Notare che la Simo non ama l'inverno, è la stagione proprio che odio, cioè odio. No, odio una brutta parola, non si dice, non mi piace questa stagione, ma i profumi dell'inverno, i prodotti dell'orto dell'inverno, io li adoro e quindi non potevo ovviamente non prendere queste tisane. Mio marito mi guardava stranito, avrà detto: "Questa non è a posto." Vabbè, fa niente, io le prendo, le consumo, le adoro. Questa Magic Winter contiene del tè verde, Madonna, come è scritto in piccolo, della cannella, mandorle, chiodi di garofano, ovviamente le mie spezie preferite, pepe rosa, fiori di Macis, esatto, sì, e aromi naturali. Ta-da! Magic Winter, quindi, ma non è mica finita qui. Gingerbread, questa è la mia preferita, quella che all'interno contiene anche i popcorn, cioè l'ho adorata e quindi l'ho ricomprata. Quindi cubetti di mela, ananas, che io devo consumare con moderazione, ma nella tisana non mi crea nessun problema. Papaya, barbabietola rossa, cannella, aromi, uva passa, cocco, mandorle tostate e popcorn. No, voi dite: "La Simo non è a posto." Sì, la Simo ama queste profumazioni. E per finire, si è presa anche il Christmas cookies. E va bene, facciamolo en plein. Sì, questo è del rooibos, quindi quello che viene definito il tè rosso, ma che in realtà non è un tè. Quindi contiene rooibos, come cubetti di mela, caramello, aromi, nocciole, cannella, omino pan di zenzero, cristalli di zucchero e pepe rosa. Mamma mia, faccio una fatica. È scritto talmente in piccolo, guardate che roba, che è veramente impossibile da leggere. Sì. E
Il Christmas Cookies è qui. Volevo aprirne uno stamattina, poi non avevo tanto tempo, poi sono tutta intasata così, ho preso la bustina che c'era e va bene. Anzi, facciamo che cin 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 cin, me ne sorseggio un'altra bella sorsatina perché ci vuole proprio. Buona, buona. Ma non è finita qui. Mio marito ha visto questa cosa. Oh, l'ha vista lui, eh? Attenzione, l'ha vista lui. Mi fa: Simo, questa la devi assolutamente prendere per quando vengono le tue amiche. Perché ogni tanto vengono le mie amiche, magari la sera, così lavoriamo insieme. Viene mia sorella, ma anche per mia figlia da portare al lavoro e ci spariamo la tisanella perché quella è d'obbligo. Guardate che cosa c'era. Questa è una vera, vera scoperta che io non so, magari voi conoscete, ma. Ta 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 ta. T-Bears sono degli orsetti solubili. Voi praticamente vi fate la vostra tazza di acqua bollente. Se vi fate un tazzone gigante ce ne vogliono due. Se fate una tazza normale ne basta una. Lo mettete dentro, si scioglie e dà l'aroma alla vostra tisana. Questo è il ginger lemon, ma ce n'erano tantissime, tantissime profumazioni. Io ne ho prese due. E questa arancia e cannella. Allora ne voglio preparare una scatolina da dare a mia figlia, un sacchettino da portare al lavoro, così magari quando ha voglia di bersi una tisana calda, oppure anche no, perché penso che si possono mettere sì nell'acqua calda per farli sciogliere, ma poi dopo si può sicuramente lasciare raffreddare e bere durante la giornata. La trovo un'idea strepitosa. So che adesso, facendo vedere questo video, venerdì, quando le mie amiche verranno, diranno: Ah, l'abbiamo già vista questa sorpresa! Bene, ragazze, sappiate che questa qua è pronta ad assaggiare. La Simo non vede l'ora di provarla. Mamma mia, quante cose, quante belle cose c'erano da T-World! Oh, avrei spazzolato praticamente tutto il negozio, comprese le tazze, ma quelle ne ho veramente, veramente troppe, troppe ne ho, vedete? Ogni tanto ne sfoggio anche qualcuna nuova, come questa qua avrà 30 anni buoni, ve lo dico. E, però vabbè, io la adoro sempre come se fosse il primo giorno. Quindi vi ho mostrato tutto. Ah, no, 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 non vi ho mostrato tutto. Mia figlia nel weekend è stata a un mercatino sui Navigli e mi ha fatto un regalo. Allora, mi ha preso due riviste vintage di Uncinetto che io ho adorato, guardate, Diana o Diana, Uncinetto, moda all'Uncinetto, boh, non so neanche di che anno sono belle gialle, ma ci sono un sacco di cose carine, di punti, di tutorial, di camicette, che comunque sono sempre attuali, sì, magari modelli un po' vintage, ok, ma il punto, l'idea, perché no? Guardate questa, che carina. E in questo ci sono proprio anche dei tutorial, dei punti, vedete? Non so, ad esempio qua, come fare un bel fiore. Mi è piaciuto un sacco questo regalo e la ringrazio tantissimo perché io amo tutte queste riviste, queste cose. Poi se sono un po' vintage sono sempre belle, ma il regalo stupendo che mi ha fatto, io non lo so, ha pensato a me e la devo ringraziare con tutto il cuore. Ha pensato a me, alla mia passione per le tazze e quant'altro, ma io le uso anche come props, ovvero come oggetti di scena per le mie foto del blog, no? Guardate, guardate che spettacolo. Allora, mi ha preso questo set composto da un meraviglioso piattino da dolce. Questa è della porcellana inglese, Fine Bon China, Royal Osborne, non lo so come si pronuncia, ma è bellissimo, con tutte queste rose, proprio sui toni del rosa per l'appunto. E poi il piattino e la tazzina da caffè, ma è un po' un caffè lungo, ma è stupendo,
Guardate la raffinatezza, la bellezza di questa tazzina. Ho già pensato cosa fare. Devo creare un dolce per uno dei miei clienti, per le mie ricette sponsorizzate e sono certa che lo userò. Le mando un bacio, grazie mille, perché era in giro e ha pensato a me. E non è una cosa assolutamente scontata. Io devo essere sincera, lo faccio sempre per i miei cari, però vedo che questa cosa piace a loro e l'hanno presa un po' anche loro come abitudine. Mio marito quando va via per lavoro ci porta sempre un pensiero, anche piccolo, ma è sempre piacevole, no? Mia figlia anche, questo l'ho veramente adorato, mi piace da impazzire, è veramente bello, anche solo tenerlo lì su una scansia di bellezza. Va bene, procediamo perché ho chiacchierato tanto, 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 tanto. Allora, cosa ho fatto questa settimana? Ho fatto, per quanto riguarda il blog, ben due ricette. Una è la seconda parte della raccolta delle creme salate, delle mousse, degli hummus, diciamo così, perfetti per antipasti, aperitivi, stuzzichini. Avevo fatto una prima parte, ho visto che è piaciuta. E così, siccome avevo tanto materiale anche appunto realizzato nel tempo, ho deciso di fare la seconda parte. La seconda parte, quindi anche lì potete trovare, anzi vi lascio come sempre nella info box il link da cliccare per arrivare direttamente al mio blog con la ricetta, potete trovare lì diverse soluzioni col tonno, con i fagioli cannellini, con i funghi. Non voglio spoilerarvi più di tanto perché veramente vi consiglio di andare, secondo me troverete davvero tante idee carine di possono essere usati appunto da spalmare sul pane, magari anche come condimento particolare per una pasta speciale, oppure non so, per una carne, no? Per creare una salsina per una carne, per dei crostini da servire come pinzimonio con le verdure, insomma, allargo come sempre alla fantasia. La fantasia non deve avere limiti. Io 5 idee ve le ho lasciate, più 5 della prima puntata, diciamo così, sono 10 idee, una più simpatica e più facile dell'altra, basta solo avere un piccolo frullatore. E la seconda idea, la seconda ricetta invece è quella di un primo piatto primaverile all'ennesima potenza, buonissimo, leggero, dal gusto delicato e molto particolare, sono degli spaghetti conditi con una crema di asparagi, anacardi e limone, credetemi. Che mio marito è sempre un po' così, lo istorce sempre il naso, lui è il classico uomo da ragù, da sugo alla matriciana, cioè quei condimenti un po' di carattere così che io ultimamente essendo a dieta devo ovviamente evitare, ma non li ho mai fatti spessissimo, il ragù lo faccio, sì, però non spesso, insomma, vabbè. Ma la mangiata e la gradita mi ha detto che era buonissima, ecco, con lui sono stata un pochino più parca con il limone perché non è un uomo molto da limone, da agrumi, vabbè, ma io invece l'ho mangiata in tutta la sua bontà, credetemi, è buonissima. Adesso che è stagione di asparagi, dovete farla, dovete provare a farla, è anche un modo magari per far mangiare la verdura che storce un po' il naso, e poi questo tocco di limone la rende freschissima. Io ho usato gli spaghetti, ma potete usare tranquillamente una pasta corta, eh? E anche questa crema si può usare magari così da mettere sui crostini di pane, largo come sempre alla fantasia. Anche di questa vi lascio il link nella info box, quindi ben due ricette, una raccolta di cremine, così per antipasti, no? Di sfiziosità, e l'altra una pasta, un condimento per la pasta, una pasta buonissima, tipicamente primaverile, assolutamente da provare. Quindi vi aspetto sul mio blog Pensieri Pasticci, tutto nella info box trovate, basterà cliccare e vi si aprirà la paginetta del blog della Simo. E quindi due ricettine, buone buone buone. Passiamo a quello che ho fatto invece per quanto riguarda la creatività.
Allora, non ho indossato ancora la mia camicetta in canto d'onda, bellissima, realizzata con questo filato safran della Drops. Ve ne ho ripetutamente parlato nei vari video passati, perché io ho ancora un po' freddino, gente. Oggi mi sono messa sta camicettina, ma anche con questa, un vellutino a coste molto sottile. Scusate, anche con questa non è che io abbia caldo, ve lo devo proprio dire. Cosa ho fatto questa settimana? Tantissime cose. Allora, ho finito la borsa realizzata con la treccia di tre sfere. Eccola qua, guardate che bella, guardate com'è venuta bene. Aspettate che mi sposto un pochettino più indietro, così ve la posso mostrare. Guardate com'è venuta bene, mi piace tantissimo. È la borsa gemella di quest'altra, che invece qua avevo realizzato con un filato di Mondial, una treccia di Mondial, ma alla fine, vedete, sono più o meno uguali come resa, come... Mi sembra che la treccia di tre sfere sia un pochettino più sostenuta, quella di Mondial forse un po' più morbida, però così... l'ho dovuta lavorare con molta calma e parsimonia perché, essendo ancora un po' duretta per la mia manina, insomma, quando ci lavoro un po' mi fa ancora un pochino male. E queste sono due borse su commissione che avevo realizzato per la mia amica che ha due figlie che adorano, una rispettivamente il colore fucsia e l'altra il colore, diciamo, tutte le tonalità del turchese. Vedete, ho applicato la mia etichettina, ho messo il mio bottoncino, vedete qua, fatto a mano con amore. Devo confezionarle e dargliele. Vi ricordo, poi vi lascio sempre nella info box sotto, che questo è un modello di un tutorial della bravissima creativa Christine Crochet. Trovate i suoi video appunto su YouTube. Io li ho presi da lì. Eccoci, li ho presi da lì, sono tutti in inglese, ma sono facilissimi, davvero. La Simo, che non è una masticatrice, diciamo così, della lingua inglese, non ha avuto nessuna difficoltà, perché davvero passo passo potete seguire benissimo questi tutorial. E io la adoro, mi piace un sacco, mi piacciono un sacco anche le sfumature, guardate che belle, delle due borse. Questa davvero mi è venuta molto bene, mi piace tantissimissimissimo, e cosa dire, spero che la mia amica sarà contenta e apprezzerà il mio lavoro per il regalo che lei dovrà fare, lei o la nonna, adesso non mi ricordo più, scusate un attimo che mi abbasso per metterli a posto. Eccomi qua, ritorno nel monitor, per le sue ragazze, per il mare. Poi cosa ho fatto? Sono andata a prendere, avevo una maglietta, vedete, una magliettina che io adoro perché è una bella punta di rosa che mi piace, la porto anche a volte con il giacchino di jeans aperto, con una camicia di jeans aperta, eccetera, e mi ero accorta che si erano fatti dei piccoli tagliettini nel tessuto. Magari, sapete, a furia di lavarla, oppure a volte magari metti in lavatrice qualcosa con un gancetto, così, che prende dentro. E che cosa ho fatto? Ho pensato di applicargli dei piccoli bocciolini, fiorellini fatti all'uncinetto, vedete, li ho applicati poi con il mio solito filo da pesca. Qua sono andata a prendere il modello, volevo una cosa veramente molto molto semplice, su il famoso libro di Chris Norrington, quello che parla di fiori, il mio amico libro, guardate, e niente, è venuta, oh mamma, è venuta veramente carina, sembra un'applicazione fatta apposta, vedete, in questo modo ho tappato quei piccoli buchini, tagliettini che si erano creati, boh, così, io l'avevo messa da lavare, ma poi non mi ero accorta, sono andata nel tirarla fuori, nel mettere a posto il cassetto in questi giorni di sistemazione, ho detto, ma che cos'è che vedo? E orca, ci sono dei tagliettini, niente, presto detto, presto fatto, l'uncinetto risolve tante cose. Infatti questo ve la volevo mostrare, veramente una stupidatina, perché è un lavoro fatto di una semplicità estrema, però a volte magari, no, una semplice maglia banale,
liscia come questa, che non ha praticamente niente di che, è una semplicissima t-shirt, però un'applicazione all'uncinetto fatta bene, al punto giusto, al posto giusto, può renderla qualcosa di diverso, qualcosa di speciale, può caratterizzarla, darle del carattere, no? Renderla unica, mettiamola così. È quello che ho voluto fare io proprio, diciamo che è nato da un disguido, da un danno e niente, adesso mi piace perché è veramente unica e speciale. Poi, che cosa ho fatto? Allora, sono andata avanti, con la maglia, con il filato di Lollo Crea, il filato Ivy. Vedete, o Ivy, che avevo preso in tre colori, il vinaccia, il viola, adesso non mi ricordo esattamente il nome delle tre tonalità, e ecco, comunque sono queste qua, le altre due, vediamo se riesco a farvele vedere, aiuto, ho questo bel sacchettino che tra l'altro è intonato, il sacchettino che mi aveva preso mia figlia da Tiger, con tutte queste fragoline, carinissimo, vedete, ecco, uno, due e tre, le tinte di questo Ivy o Ivy e ho pensato di fare appunto un punto che è un punto spinato ma una riga piena, una riga traforata. Guardate che bello che sta venendo. Allora devo capire qual è il diritto e qual è il rovescio. Allora questo è il rovescio. Guardate che meraviglia. Guardate che bello. Eccolo qua. Mi piace tantissimo. Vedete, mi sta anche molto bene. Io adoro questi colori. Come sempre, spostiamo il mio manichino e mi allontano un attimino dal mio sgabellotto. Vabbè, adesso ho sotto questo colore che non c'entra un fico fritto, ma guardate com'è bella, come sta bene. Mi piace tantissimo. E ho intenzione appunto di fare questa camicetta a pannello. Quindi i miei due pannelli, poi troverò la soluzione appunto per cucire le spalle, magari appena una piccola manichina scesa, non lo so. Comunque ho proprio cercato io di creare questo motivo, di creare questa così, come posso chiamarla, questa serie proprio di colori, no? Intervallo di colori e mi è piaciuto così, ecco, niente, siccome di questo ne ho due, quindi è quello che chiaramente userò maggiormente. Vedete, infatti sto facendo dei pezzi più grandi proprio perché ne ho di più e mi piace tanto, 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 tanto. Mi piace il punto, mi piace il filato, che questo filato è una sorta di, non so se riesco a mostrarvelo, ma vediamo se ce la faccio, chi lo sa, se mette a fuoco, yuhu, metti a fuoco, sì, è una sorta di catenella, si lavora che è un piacere, io lo sto lavorando con l'uncinetto del 4 e il risultato mi piace tantissimo, mi piace veramente tanto, lo trovo bello, mi piace e non lo so, magari qualcuno dirà, ma sì, no, non è niente di che. Non è vero, a me piace tantissimo, quindi questo è l'importante. Ah, dicevo, qualcuno mi aveva detto, ma non ci farà il tutorial di questo punto? Non lo so, voi scrivetemelo sotto nei commenti. Simo, vorremmo il tutorial, ce lo puoi fare? E lo farò, ve lo farò con calma, come sempre, perché la Simo ha i suoi tempi, Voi sapete che ha i suoi tempi, però se vi interessa me lo fate sapere e io ve lo realizzo. Quindi anche questo è un lavoro che ho iniziato, poi ne ho iniziato un altro nuovo. Allora, il famoso punto, qui il tutorial c'è, a ventagli alternati, quindi quelli che partono stretti, si allargano e poi si restringono, e anche quelli scambiati, diciamo, insomma, c'è questo punto perché vi ho fatto il tutorial, è l'ultimo tutorial che ho realizzato e sto facendo con questo filato che avevo preso tempo fa, che penso non ci sia più, non lo so, andate a controllare nelle offerte di Lollo Crea, magari ce n'è ancora. Io ho preso due tonalità, si chiama F1 ed è un misto di alpaca o alpaca, viscosa, lamé e nylon. La principale quantità è di alpaca, non lo so, e viscosa, è morbidissimo, bello, guardate che meraviglia.
ha questa leggera parte un po' brillantinata, ma non è invadente, no? Perché è un po' tono su tono, qua i toni del grigio azzurro. E ho incominciato perché volevo fare una stola di tutt'altro genere. Poi ho pensato a questa, devo fare un regalo di compleanno per un'amica che compie gli anni fra un po'. E allora ho pensato di fare questa bella sciarpa. Guardate, che bella. Cioè, che bella. A me piace. Con quel punto lì. Una sciarpa che potrà diventare, vedete, anche bella larghetta, eh? Una bella stola, poi qua ho intenzione di rifinirla con delle punte di diventa. Quello si vedrà cammin facendo. Rende da morire, è piacevolissima perché poi tu la fai e intanto chiacchieri, puoi ascoltarti veramente un podcast senza distrarti. E così vedete il filo. Rende davvero tanto, è bella, 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 mi piace e sono convinta che piacerà. Meno io lo spero veramente tanto, alla persona alla quale ho pensato di destinarla. Ho due gomitoli di questo F1 che poi alla fine sono 100 grammi e hanno una quantità di 250 metri, quindi 500 metri per una bella sciarpotta, così direi che ci stanno alla grande. Quindi ho iniziato anche questo lavoro che sto facendo con un uncinetto del numero 5, quindi è un lavoro che corre bene 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 bene. Quindi, ho finito, volevo farvi vedere solo il bur da vivere la casa che ho acquistato sempre nel weekend, volevo sfogliarvelo, ma magari ve lo farò vedere la prossima volta perché questo video è diventato veramente molto lungo, come al solito la Simo parla, parla, chiacchiera, racconta tutte le sue cose e il video diventa lungo. Comunque vi dico che è molto bello, vi anticipo un po'. Parla di. Ah, ma ho sbagliato! Ho sbagliato, ne ho preso uno vecchio! Aspettate che vado a prendere quello nuovo, arrivo subito. Eccomi qua! Questo è quello nuovo! E questo quello nuovo! Quello là era vecchio di due numeri, non so perché ho sbagliato a prenderlo. È molto bello, parla di. Profumo di limoni, esplosione di gusto per cibi e bevande, qualche idea per le mie ricettine. Parla di queste case meravigliose, dei fiori della stagione. Ma sì, dai, 2 minuti ve lo faccio vedere. Allora, bellezze selvatiche, creare un erbario con malva, fiordaliso e achillea. Creare un erbario è sempre stato il mio sogno, magari prima o poi mi ci metterò. Aria di vacanza, gli interni emanano il fascino di regioni assolate. Atmosfera rilassata, le stanze diventano una finestra sull'esterno, sì, perché qui ci sono anche delle case bellissime, si parla di fiori, si parla di case meravigliose, si parla di ricette, per esempio, guardate qua queste ricette che belle, tipicamente di stagione, fantastiche, una più buona dell'altra, oppure guardate questa casa da sogno. Mamma mia, che meraviglia, tutti questi dettagli, no? Dettagli bellissimi, ecco qua facciamo l'erbario insieme, vedete che bello, mamma mia. Io mi innamoro solo delle immagini, no? Rimarrei le ore. Poi parla anche di viaggi, qua parla per esempio del Lussemburgo, no? Le cose belle da fare, da vedere in Lussemburgo, un viaggio neanche tanto lontano, un viaggio fattibile, mamma mia, che immagini stupende. Poi c'è la parte dedicata al giardinaggio. Quindi con tutte le piante di stagione, guardate che meraviglia, le peonie, le rose, mamma mia che spettacolo, mamma mia che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. C'è anche una parte, qua piccoli buchi colorati. No, vabbè, ma guardate che spettacolo, come fare un piccolo buchetto colorato. C'è anche una parte che riguarda i nostri amici animali. Quanto vi siamo fido. Meglio che non mi esprimo perché il mio è veramente un cagnolino viziato, abbastanza viziato. Vabbè, poi parliamo di limoni, di patate novelle, ricette con le patatine novelle, la festa dei limoni, quindi vedete tutto sulla base del giallo, bellissimo, anche questa volta è bimestrale, io non me ne perdo uno, sono anni.
anni e anni che li conservo, ne ho tantissimi, adoro questa rivista. E adesso veramente mi fermo qui perché questo video è diventato lunghissimo. Vi ho fatto vedere come al solito un sacco di cose, spero di avervi dato qualche spunto per lavorare, per creare qualche ideuzza carina, qualche piccolo consiglio. Vi mando un bacio enorme, spero di stare meglio nel prossimo video perché sentite che ogni tanto sono qua in difficoltà a respirare, ma ci conto veramente di guarire, insomma, di star meglio quanto prima. D'altronde con questo tempo non è che possiamo fare miracoli, però vabbè, non ci lamentiamo, c'è chi sta molto molto peggio. E niente, io ripeto, vi mando un bacione, vi do appuntamento alla prossima settimana se riesco a fare il tutorial, però prima aspetto i vostri commenti e ditemi se lo volete o meno. Nel frattempo vi abbraccio, vi mando un grande saluto, fate quello che vi fa stare bene, vi auguro solo tante cose belle 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 belle. A prestissimo, ci vediamo fra una settimana. Ciao, ciao a tutti.